Inizio la preparazione eliminando le due estremità di 4 zucchine lavate e asciugate per bene, quindi a freddo con la mandolina ottengo delle fette tutte dello stesso spessore di circa 2-3 mm. Griglio da entrambi i lati per pochi minuti, procedo in questo modo fino al termine di tutte le fette di zucchine. E ora preparo il ripieno. Ho messo in una terrina 400 g di ricotta ben sgocciolata, quindi aggiungo 50 g di formaggio grattugiato, unisco una presa di sale e pepe quanto basta, infine aggiungo un uovo medio e 250 g di spinaci saltati in padella con un filino di olio evo, mescolo per bene e faccio amalgamare tutti gli ingredienti. Sovrappongo leggermente due fette di zucchine grigliate, quindi farcisco con il composto di ricotta e spinaci. Con delicatezza avvolgo su se stessa a formare un cannellone. Procedo fino al termine di tutti gli ingredienti. Metto nella pirofila da forno alcune cucchiaiate di sugo di pomodoro semplice fatto con un soffritto di cipolla e carota tritata finemente. Poi ho aggiunto la passata di pomodoro e foglie di basilico fresco. L'ho lasciato cuocere per 10 minuti. Sistemo al suo interno i cannelloni fino a ricoprire interamente la base. Poi sporco la superficie con un altro pochino di sugo. Cospargo con formaggio grattugiato. Trasferisco la pirofila in forno già caldo e statico e lascio cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco a voi, miei carissimi amici, cannelloni di zucchine con un ripieno di ricotta e spinaci, una di quelle ricette semplicissime da preparare, davvero sfiziose e ricche di gusto, un piatto fresco ed estivo, ideali da gustare sia caldi che freddi, perfetti come secondo piatto o come antipasto. La richiesta del bis è assicurato!